Buonasera telespettatori, ben ritrovati per l'edizione serale del TG6. In apertura la protesta anche in Abruzzo contro il caro gasoli. Questa mattina gli armatori della marineria di Pescara, per protestare contro l'aumento del gasolio, hanno riconsegnato libretto di bordo e documenti delle imbarcazioni alla capitaneria di Porto. Vediamo il servizio, Paolo Renzetti. Questa mattina alle 9 gli armatori e pescatori pescaresi hanno riconsegnato, come annunciato ieri, alla Capitaneria di Porto per protesta i libretti e documenti di bordo dopo aver iniziato lo stato di agitazione. Non si ferma così lo sciopero in attesa di capire se e come interverrà il governo. Questa mattina, attraverso una nota, anche il presidente della regione Marco Marsilio ha espresso la sua solidarietà all'intera categoria. No, non si può andare avanti perché con il gasolio a 1,10 euro, 1,20 euro andremmo in mare con ricavato pagheremmo solo il gasolio e tutto il resto come facciamo? Per i dipendenti, per le altre spese, cioè antieconomico, non è possibile lavorare così. Le prospettive quali sono? Se lo Stato riesce a trovare il modo per aiutarci, tipo abbassare le tasse che paghiamo eccetera, forse riusciamo ad avere ancora un margine per poter provare a sopravvivere, si tratta di sopravvivenza. Se questo non dovesse accadere vuol dire non poter lavorare più. Allora, questi documenti sono indispensabili per uscire in mare. Quando consegniamo i documenti diciamo che noi non possiamo assolutamente mollare gli ormeggi, perché la Guardia Costiera tiene tutto in mano, libretto dei carburanti, ruolino d'equipaggio e licenza di navigazione. Sì, in segno di protesta abbiamo preferito fare così, onde evitare di bloccare le strade, roba varia. Non si sa niente qua e vediamo che succede. Ma il problema del porto esiste ancora. C'è sempre l'insabbiamento del porto, anche se adesso è stato fatto un canale d'emergenza. Ma una cosa d'emergenza, come fare mareggiate, tornerà a chiudersi, insomma. E oggi, 8 marzo, sono tante le iniziative che si susseguono in Abruzzo per festeggiare la festa della donna, a Teramo per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne, all'Istituto Superiore Alessandrini si è discusso della marginalità femminile e l'Ordine Provinciale degli Infermieri invece ha donato una panchina rossa, mentre gli studenti si sono ritrovati intorno al monumento dei caduti di tutte le guerre per le letture pacifiste. Tania Bonici Castelli. Giornata internazionale dei diritti della donna, tante interessanti le iniziative che si sono svolte a Teramo per l'8 marzo. All'Istituto Superiore Alessandrini Marino si è tenuto un convegno sul ruolo e la funzione della figura femminile nella società. Una riflessione a più voci sulla frase del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo ultimo messaggio di insediamento che recita: «La marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale e umano. In questo la scuola e l'istruzione rappresentano un fondamentale strumento per garantire il superamento di tale marginalità». C'è chi poi in questo 8 marzo non dimentica la violenza di genere. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Teramo ha donato e apposto una panchina rossa all'interno del Parco Fluviale Cittadino, nel giardino che porta il nome di Florence Nightingale, un tema caro a tutti questi operatori della salute. E c'è chi ha voluto invece dedicare questa giornata alle donne pacifiste del mondo e in particolare a quelle ucraine e russe insieme. Studenti, associazioni, istituzioni e cittadini teramani si sono ritrovati intorno al monumento dei caduti di tutte le guerre in Viale Mazzini per un momento di condivisione con il manifesto della Magnolia, Casa Internazionale delle Donne. Per l'8 marzo questa associazione di donne pacifiste si unisce ad ogni donna che nel mondo lotta per rifiutare la guerra, dove sono i più deboli a pagare prezzi enormi. Il tutto sintetizzato nella lettura di alcuni passaggi dell'appello del movimento femminista russo Anti-War Resistance e del manifesto dell'Assemblea della Magnolia, parole che bucano l'anima. Tra uccidere e morire c'è una terza via, vivere, ha detto inascoltata Christa Wolf con la sua Cassandra. Ora un altro male oscuro. Ora un'altra paura ci vuole ammutolire, mentre noi vogliamo vivere.
Non resteremo in silenzio. E anche Pescara è stata inaugurata questa mattina in piazza Luigi Rizzo, una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza. Paolo Renzetti. Assessore, oggi è la festa della donna e c'è questa cerimonia in piazza Rizzo, l'inaugurazione di questa panchina rossa per tutte le donne, un pensiero va anche alle donne dell'Ucraina. Certamente sì, va a tutte le donne purtroppo per il terribile momento che stiamo vivendo dopo una pandemia sanitaria, quella del Covid, passiamo a un evento terribile come quello della guerra che peraltro è qui vicino a noi, che ci vede coinvolti in prima persona. Quantomeno per l'accoglienza di queste donne, questi ragazzi, queste persone che quasi dalla sera alla mattina si sono trovate a dover scappare dalla propria casa, dai propri affetti e dai propri, quindi sicuramente è un modo, anche perché quando vengo qui a Borgo Marino Sud, ormai sono tanti anni, è sempre un piacere, perché è un piacere ricordare e conoscere quella che è la vita che questi borghi ormai da tanti anni, pescatori con le loro famiglie, con le loro donne che abbiamo visto avere il ruolo forse fondamentale all'interno del nucleo. Oggi viene inaugurata questa panchina rossa in memoria di tutte le donne vittime di violenza. Com'è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata per volere comunque delle donne del quartiere, della borgata, perché noi ci sentiamo in prima attico, qui non è mai, diciamo, abbiamo sempre rispettato le donne, le mogli, le figlie, anche perché essendo pescatori, sai, si esce la notte, si dà il bacetto alla moglie, alle figlie, perché non sai se poi ritorni, quindi voglio dire, questo è, e la moglie pensa a portare avanti quella che è la famiglia, quindi qui discriminazione contro la donna non c'è, diciamo, non c'è mai che mi risulti. Io sono nato qua, ho 75 anni, sono nato qua, quindi che mi risulti non è mai successo. Abbiamo deciso di fare questa cosa in onore proprio alle donne, ma a tutte le donne del mondo, senza nessuna distinzione eccetera, anche perché dovrebbe essere sempre così. Però oggi è una giornata molto particolare, purtroppo è una festa internazionale, abbiamo fatto, ma noi tutti i giorni, diciamo, rispettiamo le donne, la nostra donna e altre donne, quindi non è un problema di oggi. Voltiamo pagina, sono 1684 i nuovi positivi al Covid in Abruzzo e 499 i guariti. Alla luce dell'ultimo aggiornamento del bollettino Covid della regione, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sale all'8%, ma scende al 20% per l'area non critica. Negli ultimi giorni, per la prima volta da oltre un mese, si registra un lieve aumento dell'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che sale a 577 casi. Il totale dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana è di 7.385 unità. La variazione rispetto ai 7 giorni precedenti è di meno 8,04%. Il dato degli attualmente positivi al virus è in aumento su base settimanale. A livello territoriale la situazione è sostanzialmente omogenea in tutte e quattro le province, con l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti che è ovunque in lieve aumento. Il maggior numero di casi si registra nell'Aquilano con 598 casi, seguito dal Chietino 569 casi e a seguire i 526 casi del Teramano e i 520 del Pescarese. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 3 nuovi casi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 66.251 più 1.138 rispetto a ieri. Ilaria Cucchi, insieme all'avvocato Fabio Anselmo, questa mattina ha incontrato gli studenti del liceo D'Ascanio di Montesilvano, dove ha presentato il libro Stefano, una lezione di giustizia, la storia di suo fratello ucciso, lo ricordate, dai carabinieri qualche anno fa. Giuseppe Dintino.
Se ci pensate, Stefano è morto anche di giustizia, oltre che di pregiudizio, oltre che di indifferenza, ma ha iniziato a morire in un'aula di tribunale. Stefano Cucchi nel 2009 finì perfettamente sano nelle mani dello Stato. Fu restituito ai familiari 6 giorni dopo, pestato a morte. Da allora la sorella Ilaria si è battuta per far emergere la verità, ovvero che Stefano è stato ucciso dai carabinieri. Contro tutto e tutti, la sua battaglia ha portato alla condanna di 2 militari in corte d'assise a 13 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Il processo per il depistaggio delle indagini è ancora in corso, sono imputati 8 carabinieri. Una questione di mele marce o è l'albero che ha qualche problema? Ma diciamo che, premesso il fatto che non sono certo io il partito antipolizia, mi piacerebbe credere nel concetto delle mele marce, l'ho ribadito più volte, però ne ho viste e ne sto vedendo davvero tante, allora credo che ci troviamo di fronte a un vero e proprio problema culturale. Ilaria, accompagnata dall'avvocato Fabio Anselmo, ha riaperto la dolorosa scatola dei ricordi davanti agli studenti del liceo d'Ascanio di Montesilvano in occasione dell'appuntamento col premio Borsellino. Ilaria Cucchi ha presentato il libro Stefano, una lezione di giustizia. L'insegnamento è che sui diritti non si scende a compromessi. La speranza è in quest'aula, piena di ragazzi, in tutte le altre aule di questa scuola, dove da più di 1 ora e mezza si sta svolgendo questo incontro in religioso silenzio. Loro sono la speranza per il nostro futuro e per questo bisogna continuare a parlare, a raccontare queste storie, a raccontare dei diritti e di cosa possiamo ciascuno di noi nel proprio piccolo fare per battersi affinché i diritti di tutti vengano rispettati. E questa mattina Chieti, confronto tra la ASL, il direttore della ASL, l'assessore alla sanità e i primari che hanno chiesto appunto un chiarimento su quelli che sono i tempi del progetto che verrà impiegati i fondi del PNRR, ma non soltanto quelli, i soldi ci sono, ma i progetti globali devono essere globali e funzionali per essere approvati dal Ministero. Sentiamo. 74 milioni di euro complessivamente in arrivo per l'ASL di Chieti, dei quali 14 milioni di euro per il potenziamento tecnologico, 14 in arrivo per le grandi attrezzature e 49 milioni per l'edilizia sanitaria, ristrutturazioni del corpo P dell'ospedale Santissima Annunziata e l'ammodernamento. Questi ultimi arriveranno con il bilancio di previsione dello Stato, ma occorre che la sanità presenti progetti globali, definitivi e funzionali per avere l'autorizzazione dal Ministero. Si attende infatti dalla ASL di Chieti un progetto globale con un nuovo computo metrico che dia indicatori di spesa e indicatori di funzionalità organizzativi. Sappiamo che il Piano Nazionale di Resilienza, che è un piano europeo, ci affida delle risorse che non sono solo per il territorio ma anche per gli ospedali, pensiamo alle grandi apparecchiature e alla messa in sicurezza, e questi finanziamenti si andranno ad aggiungere a un precedente stanziamento, diciamo, che la Regione aveva previsto per la ristrutturazione funzionale dell'ospedale di Chieti, dopo che avevamo praticamente riconosciuto non più valido il project financing e non sostenibile il project financing della precedente. È importante presentare progetti da parte dell'ASL? Sì, è fondamentale, perché il precedente progetto, che non è stato, diciamo, ritenuto funzionale anche alla luce dell'emergenza Covid, deve essere sostituito da un progetto che sia più dinamico, più funzionale, che tenga conto dei nuovi percorsi assistenziali, anche dei ruoli che giocheranno gli altri presidi che andranno in ristrutturazione. Quindi è un momento molto importante, perché qui non dobbiamo pensare solo ai finanziari, dobbiamo pensare a rendere in modo definitivo, funzionale e fruibile questo policlinico. Sarà realizzato un nuovo corpo del policlinico ed è uno dei primi interventi che sarà approvato, e la possibilità anche di avere il parcheggio, la possibilità di avere una sede definita per la radioterapia. Ho proprio chiesto al direttore Scelle di fare un cronoprogramma di quelle che sono le richieste, non solo delle grandi apparecchiature così come abbiamo dato col PNR, ma in modo particolare anche delle piccole apparecchiature, perché a volte si ha bisogno di questa piccola strumentazione che poi interrompe quello che è un percorso, quella che è una fluidità di un servizio sanitario.
E voltiamo pagina. In seguito ai numerosi casi di furti di beni personali scomparsi ai pazienti deceduti all'ospedale di Pescara e alla battaglia dei familiari che hanno condotto appunto contro questi furti, la ASL ha modificato la procedura sulla gestione degli oggetti personali. Giuseppe Dintino. Nel mio caso è successo che mio padre è entrato in ospedale nel periodo di Covid, non è entrato per Covid, poi purtroppo è deceduto nel reparto Covid e quando praticamente ci hanno restituito gli effetti personali mancava il girocollo con un ciondolo importante che era la storia della nostra famiglia e che era un effetto personale nostro e a noi doveva tornare, non è tornato indietro. Beni personali sottratti ai morti. Lo scandalo aveva investito l'ospedale di Pescara circa un anno e mezzo fa, in piena pandemia. Collane, borse, preziosi e altri oggetti che non sono mai stati restituiti ai familiari dei pazienti deceduti nel nosocomio. Dal 2014 erano già state depositate una ventina di denunce per furto smarrimento. Ci hanno detto che probabilmente potevano essere stati pazienti fra di loro, ma stiamo parlando di reparti dall'oncologia al Covid, dove veramente vi invito ad andare a vedere, cioè ci sono persone che piangono tutti i giorni perché non sanno se arrivano all'indomani, quindi non penso sia e non sia manco corretto sentirsi rispondere in questa maniera. Ma le cose possono essere cambiate affinché questi episodi non si ripetano più, ci dicono i familiari, che supportati dal vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, si sono battuti per una nuova procedura di gestione degli effetti personali, che da oggi diventa più stringente. Ovviamente noi invitiamo sempre i familiari dei pazienti, nel momento in cui predispongono un ricovero in ospedale, a lasciare tutti i beni a casa. Ove questo non fosse possibile, al momento dell'ingresso in ospedale, sia in reparto o in pronto soccorso, il paziente viene invitato, il familiare viene invitato a depositare eventuali beni che ci fossero e vengono presi in custodia per essere riconsegnati alla famiglia o custoditi dall'ospedale presso il posto fisso di polizia che poi provvederà alla riconsegna come è stato anche durante la fase Covid. Le difficoltà legate al Covid hanno causato, o perlomeno facilitato, che certi episodi si verificassero, ma la ASL impara dai propri errori, ha dichiarato il manager Ciamponi. È chiaro che non si può proceduralizzare tutto, l'impegno è stato massimo, tutto quello che può essere messo per iscritto non può prevedere tutti i comportamenti. Impariamo dai nostri errori. PNRR e scuole, i consiglieri comunali di centrosinistra di Pescara contestano la mancanza di programmazione per l'utilizzo dei fondi di PNRR per l'edilizia scolastica. Sentiamo. Con l'arrivo dei fondi del PNRR cambierà la geografia di diverse scuole primarie e secondarie di Pescara e questi in tal senso sono giorni decisivi, ma i consiglieri di centrosinistra di Palazzo di Città, pur riconoscendo l'importanza dei soldi dell'Europa, sottolineano la mancanza di programmazione da parte della Giunta Masci. È quello che stiamo sostenendo, ma già prima della scadenza dei progetti del PNRR, che appunto si è chiusa il 28 scorso. Loro non hanno fatto altro che probabilmente aprire alla rinfusa insomma, i cassetti, vedere un attimo quali erano le realtà insomma, che avevano urgenza di attenzione, però poi hanno fatto anche delle scelte politiche orientate da altri fattori. Ricordiamo appunto la questione degli orti urbani che verranno sacrificati perché effettivamente il progetto che è stato presentato riguarda proprio quell'area lì. Noi siamo soddisfatti di una cosa, dell'aver ottenuto comunque un asilo nido a via Rubicone, quindi all'interno dell'istituto comprensivo 7, perché lo avevamo richiesto, perché era un'opportunità e perché c'era la possibilità di realizzarlo. Non ci hanno ascoltato invece soprattutto per quanto riguarda la realizzazione e la concretizzazione di un progetto educativo pedagogico che deve essere supportato da delle strutture edilizie idonee. Ricordo che attenzionammo anche l'alienazione della famosa ex casa di riposo di via Rapietra perché la vedevamo un'opportunità da poter strutturare e soprattutto utilizzare attraverso i fondi del PNRR per renderla funzionale ad ospitare altre scuole che avevano bisogno di interventi urgenti. Inoltre, se passeranno quelli che hanno presentato, necessariamente le scuole dovranno trovare un punto di appoggio in più rispetto a quello che oggi Pescara offre.
Rimaniamo a Pescara, a distanza di alcuni mesi i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle sono tornati a parlare dei packlet chiedendo una risposta concreta di sostegno al commercio cittadino. Il Movimento 5 Stelle di Pescara chiede una risposta concreta, un sostegno al commercio cittadino e tariffe agevolate per l'occupazione di suolo pubblico, solo è così? Sì, infatti noi oggi siamo qui a margine della decisione che ieri il Consiglio Comunale ha preso di prorogare l'autorizzazione dei parklet per tutte le attività commerciali di somministrazione di cibo e bevande fino al 31 ottobre 2022. È un provvedimento che in realtà abbiamo fortemente contestato perché consideriamo superficiale e inefficace, perché non risolve in alcun modo un problema né rappresenta una vera agevolazione, perché da una parte il Comune così facendo dice agli esercenti che potranno continuare a utilizzare i parklet fino al 31 ottobre, dall'altra però si dice che dal 1 aprile, con la fine dell'emergenza sanitaria, si dovrà cominciare a pagare la tariffa piena per l'occupazione di suolo pubblico per questi parklet, ignorando che in realtà le attività commerciali vengono già da 2 anni di grave crisi, di gravi difficoltà, di pesanti restrizioni, e non si può certo ignorare che, se è vero che da una parte finisce la crisi sanitaria, dall'altra già da qualche settimana è iniziata un'altra crisi, che è quella del caro bollette, che sta già mettendo in difficoltà chi di difficoltà ne ha vissute già tante. Infatti la nostra proposta, che è stata incredibilmente bocciata ieri in Consiglio Comunale, ma sulla quale torneremo, era quella appunto di regolamentare e disciplinare in pianta stabile l'utilizzo dei parklet, perché ormai rappresentano un elemento riconosciuto da tutti, che può essere quindi acquisito come un vero e proprio elemento del patrimonio e dell'arredo urbano cittadino. E siamo alla pagina sportiva, tornato tra i titolari contro il Siena dopo un problema alle costole, il centravanti del Pescara Franco Ferrari ha realizzato il suo 13° gol in campionato, eguagliando il suo record personale di marcature che ora però vuole superare. L'attaccante argentino ha anche chiarito che con Cernigoi non c'è alcun dualismo. Il servizio. Primo, ti dico la verità, ho detto incrocio subito. Con quella idea poi l'ho presa male col tacco, quindi lasciamo perdere. L'ho presa proprio male, volevo incrociare forte perché pensavo il portiere usciva, invece è rimasto in porta. Il secondo pure, me lo sono trovato davanti così, non ho potuto far niente. No, colpito bello forte poi. Ce l'avevo troppo vicino, ho detto proviamo. Vabbè. C'avevo voglia di fare gol, sinceramente, più che nervosismo. Però sono contento che alla fine mi sono fatto perdonare, penso. Franco, ma esiste questo dualismo di cui tanto si parla tra... No, l'ho detto pure prima ai ragazzi. È una cosa bella perché mi è toccato, ho preso purtroppo una botta, ho giocato infiltrato con Fermo, poi il giorno dopo stavo il triplo di peggio. E l'ho detto prima, è bello avere un giocatore come Cerni, bravissima persona, che è sempre sul pezzo, e sapere che se non ci sei tu c'è un altro giocatore della tua stessa qualità. Quindi è una cosa bella, non so chi l'ha creato questo dualismo. Cioè non c'è neanche quando non giocavo. Penso. No, positivissimo, dico una cosa bella. Poi ti dico, come mi ha toccato a me prima che non giocavo, è così per tutti. Sono contento per quello, che se non c'è uno c'è l'altro, per fortuna. Pensierino ad arrivare a 20, È dura. E speriamo, sarebbe una cosa magnifica chiuderla così. Penso che per ora è bello, ma 20 sarebbe un bel bottino. Sabato, a proposito di Modena, incontrerete l'Olbia che oggi è a Modena 20. Lo so. Ti dico, abbiamo visto un Pescara del triplo de forte come stava facendo a Modena. Purtroppo l'abbiamo persa all'ultimo secondo, ma che possiamo fare? Dobbiamo voltare pagina, purtroppo guarda avanti. Oggi si è visto che siamo ancora carichi, con la stessa voglia, niente. Andremo Olbia a provare di fare tutto per vincere. E dopo lo stop di domenica a Cesena, oggi torna ad allenarsi il Teramo in vista dello scontro diretto L'Aquila-Montevarchi di sabato pomeriggio. Una gara delicata ma allo stesso tempo bella da giocare per Davide Mordini, entrato nel secondo tempo allo stadio Manuzzi. Il servizio. No, sicuramente mette più motivazioni, perché comunque farlo davanti al proprio pubblico, una partita così importante, sicuramente è meglio che farlo lontano, quindi fuori casa. E abbiamo dimostrato comunque che nei scontri diretti possiamo dire la nostra, e questo è quello
che faremo. Già oggi abbiamo lavorato bene, come abbiamo fatto anche nelle scorse settimane, e quindi secondo me arriviamo carichi alla partita nel modo giusto. Per quanto mi riguarda, comunque ho fatto anche buone partite. Poi il fatto della concorrenza è normale, cioè è il calcio, ci sono momenti in cui si sta meglio, momenti in cui si sta, non ti dico male, però che non si riesce a esprimere il proprio potenziale al massimo. E lì la forza del giocatore sta nel comunque farsi trovare pronto in qualsiasi momento, anche quando magari le cose non vanno al meglio. Io sono carico e pronto, se il mister mi dà la possibilità mi faccio sicuramente trovare pronto. Poi ti ripeto, fa parte del calcio, le scelte le fa il mister e nulla da dire, l'importante è sempre farsi trovare pronti. E comunque sono soddisfatto, da quando sono arrivato comunque la squadra ha ingranato. Quando sono arrivato avevamo una posizione di classifica che non era delle migliori. Adesso ci spettano due partite importantissime dove, se tutto va come deve andare, del Teramo sì, ne sentiremo parlare bene. Oh, sicuramente è una partita che sento parecchio e soprattutto arriva in un momento cruciale dove i punti pesano. E quindi cioè, sono quelle partite che uno vuole giocare, cioè, ed è anche bello perché comunque poi è sempre facile giocare partite che contano poco, quelle là si vedono i giocatori veri, ecco. Sono partite comunque dove manca poco alla fine, decisive, è sempre bello giocarle. Per esempio a Cesena secondo me l'approccio non è stato sbagliato, perché se si guarda l'atteggiamento della squadra nei primi 3 minuti, cioè comunque la squadra stava giocando, non è che si è fatta schiacciare dal Cesena che o una squadra impaurita. Poi siamo anche in un momento dove magari quell'episodio ti va male. Anche l'anno scorso è stato un campionato di livello, nel senso non ci sono state squadre che hanno mollato, cioè comunque fino alla fine si lotta. Poi mi è di insegnamento in questi anni che il girone di ritorno è tutt'altra cosa del girone d'andata, le squadre si rafforzano, comunque i punti iniziano a pesare, è un po' livellata la cosa e ogni anno è così, si arriva sempre alla fine dove le partite contano e quindi il livellamento del campionato me lo aspettavo, perché più o meno così tutti gli anni. Poi la quota salvezza può oscillare di 1 o 2 punti, però è sempre lì, cioè tra uno scontro diretto è tutto in una partita. Il volley troppo forte Bergamo, la SIE Cortona perde in casa in 3-7 e scivola di nuovo in zona retrocessione. Alle porte 2 gare fondamentali con Reggio Emilia e Santa Croce. Nelle categorie inferiori giornataccia per le abruzzesi, sorride solo la Teatina in B1 femminile. Sergio Zappalorto. In A2 è prevedibile KO interno di una Sieco generosa e volitiva, ma senza i mezzi di un Bergamo corazzata che si è preso tutto, lasciando i poveri ortonesi nei guai in un turno che li rispedisce in zona retrocessione, visti i risultati tutti sfavorevoli delle altre pericolanti. Non solo, in arrivo un altro paio di giornate micidiali tra Reggio in trasferta e Santa Croce, ora capolista, in casa. Altro miracolo cercasi. Ferma la 3, in campo femminile in A2, rinviata la gara dell'Altino in attesa dei playout. In B maschile l'Alba, sempre più senza speranze, cede pure all'ultima della classe, il Bellaria. Perde anche un Paglieta che gioca benissimo solo il set mediano, ma cade a meta di Sorrento senza raccogliere punti, peggiorando ulteriormente la posizione in graduatoria. In B1 femminile solo applausi per una formidabile Teatina che sotto 0-2 contro le Lucchesi del Capannori non soltanto rimonta ma sbaraglia le toscane con punteggi pesantissimi, rimpiangendo se mai un potenziale 3-1, considerato l'ingiusto 23-25, svista arbitrale del secondo set. La classifica non rende merito alle neroverdi. In B2 perdono tutte le nostre, pausa per la Danunziana in una giornata che fa registrare, dopo 12 vittorie in 12 gare, il primo KO della capolista, che tale rimane, Teramo, battuta 3-0 pur lottando in 2 su 3 frazioni dalla vice Corridonia, adesso a -2 ma con una gara in meno. Un
peccato davvero. Perdono ancora la Cetes Montesilvano a Trani e una falcidiatissima Gada Pescara 3 a Bari, secondo copione. Abruzzesi nei pasticci ad alto rischio, sperando che arrivi dopo la tempesta la bonaccia. Ed è tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che i contenuti del TG sono consultabili anche sulla pagina YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Buon proseguimento di programmi, arrivederci.